Benvenuti a tutti, Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si fanno a rimuovere tutti i metadata, i tag e i commenti, come ad esempio il titolo di un video, da un file MKV. Allora, lo spieghiamo subito. Molte volte quando si scaricano dei filmati da internet, se noi facciamo tasto destro e lo apriamo con il VLC, vedete, appaiono tutte queste scritte qua che non si riesce proprio a toglierle perché sembra che sia il titolo del file. In realtà sono dei metadata, quindi anche se cambiamo il titolo del file, queste scritte compaiono. Infatti, se noi andiamo nel menu strumenti e andiamo nella voce informazioni media, vediamo che sono all'interno di questo pannellino dove ci sono informazioni dei media. Questo programma VLC dà l'impressione che si possa fare così. Cancellarli, no? Noi l'abbiamo selezionato e poi fare salva metadati. In realtà non si può, vedete che ve lo riappiccica. Tanto è vero, se noi chiudiamo, no? E lo riavviamo una seconda volta, noi vediamo che quell'operazione là non è servita a niente perché intanto questa scritta, il metadata del titolo originariamente messo dall'autore che ha fatto l'encoding, compare, ma poi se noi andiamo un'altra volta nella sezione informazioni media, vediamo che sono ricomparsi. Allora, vediamo come si fa. Si fa utilizzando un programma specifico professionale. Vediamo, adesso noi toglieremo, prima togliamo con una procedura il commento e poi togliamo il titolo. Adesso ci occuperemo del commento. Ricordatevi che nel settore, nel campo commento, compare questa dicitura che è quella che ha voluto mettere chi ha realizzato questo video. Allora, come si fa? Noi utilizziamo questo programma che si chiama MKV Toolnix. Sembra un programma semplice. In realtà non lo è perché si possono fare un sacco di cose, noi oggi ci limitiamo soltanto a questa entità. La per togliere quel metadata là, che in realtà è un tag, si va nel settore multiplexer, si fa tasto destro col mouse, aggiungi il file e prendiamo il file proprio quello vero del video, l'MKV. Qui vedete che questo qua è il pannello dove sono presenti tutte le entità all'interno di questo contenitore. Ovviamente noi non dobbiamo toccare video e audio o sottotitoli, perché se li tocchiamo scompaiono proprio dal file. Noi dobbiamo togliere, vedete, etichette globali, tag e tag, questa qua. Se noi togliamo il segno di spunta, noi togliamo quel commento là, poi andiamo in basso nella finestra del programma e facciamo avvia multiplexing. Questo potrebbe sembrare, vedete in basso a destra fa le percentuali, potrebbe sembrare un reencoding del video. Il video in realtà non viene encodato dal punto di vista audio e video perché noi non l'abbiamo toccati quei flussi. Viene reincodato solo dal punto di vista di questi metadata. Noi abbiamo verificato che sono queste voci qui che cancellano il commento. Poi per il titolo lo faremo, Adesso facciamo subito la prova. Lui ha finito. Se noi chiudiamo a tutti gli effetti, lui ci carica un nuovo video e vedete che ce lo chiama con il titolo originale, prelevandolo dal metadata, perché noi quello ancora non l'abbiamo tolto. Quindi noi adesso avremo due video. Uno senza il commento e uno con il commento. Vediamo se è vero. Tasto destro, facciamo VLC. Vediamo che la prima dicitura è rimasta perché questo si chiama titolo, non l'abbiamo tolto. Se andiamo su strumenti media, vedete che siamo riusciti a togliere i commenti. Quindi da questo qui abbiamo tolto i commenti. Adesso rifacciamo tutte e due le cose contemporaneamente perché facciamo sia il commento e sia il titolo. Quindi riapriamo l'MKV Toolnix. Così lo facciamo per farvi vedere. Nella scheda multiplexer facciamo tasto destro, aggiungi file ed andiamo nel file MKV perché questo programma pensa in questa maniera, cioè ogni tipo di operazione che va fatta va riaggiunto il file. Quindi andiamo qua, togliamo questo qua, abbiamo tolto i tre elementi relativi al commento. Poi andiamo nel settore Edit Intestazioni, vedete Editor di Intestazioni, bisogna rifare un'altra volta così e riavere il file MKV. Vedete, adesso vediamo all'interno di questa voce informazioni segmento, noi abbiamo il titolo, vedete che finalmente compare quella scritta odiosa che possiamo togliere, la selezioniamo, la cancelliamo e facciamo rimuovi commento. Quindi abbiamo nel settore multiplexer tolto il commento, che viene chiamato tag. Nel settore editor intestazioni, all'interno della voce informazioni segmento, c'è la sottovoce titolo, dove abbiamo tolto proprio il titolo, vedete, valore originale, cioè non è il titolo il nome del file messo a livello di sistema operativo, è quel metadata che il creatore di questo video ha voluto inserire, integrare dentro il file MKV, dentro questo container, in maniera tale che non possa essere modificata a meno che uno non utilizzi un programma come MKV Toolnix.
Adesso che abbiamo fatto queste due operazioni, in questo pannello editor intestazione possiamo fare salva. E salva che cosa? Salva la rimozione dell'elemento. E noi l'abbiamo rimosso. Poi vediamo, in questo invece nel settore multiplexer, noi andiamo giù e facciamo nuovamente avvia multiplexing, vediamo che cosa ha fatto. Lui praticamente in un file ce lo troveremo fatto, in un file no, vedremo. Quindi è un reencoding del file che però non fa un encoding audio e video, fa una manipolazione esclusivamente dei metadata dei tag dei commenti. L'abbiamo fatto, allora andiamo a vedere. Allora, adesso, per esempio, in questo file qua, noi ci andiamo a vedere e lo apriamo, vedete che adesso è scomparsa la scritta originale e adesso come titolo, mancando il metadato, lui è costretto a prendere il nostro titolo vero e proprio. Vedete, in questo file qua, con quell'operazione là, noi abbiamo tolto, se noi apriamo il commento, vedete, se noi ci andiamo, e è rimasto quell'altro. Quindi bisogna farlo due volte. Andiamo a vedere su informazioni media, qui abbiamo tolto il commento e di là abbiamo tolto praticamente il titolo. Quindi rivediamolo e con molta pazienza, siccome qui cancelliamolo questo qua e riapriamolo, qui abbiamo tolto, facciamo questo, questa è la maniera in cui pensa, qui abbiamo tolto il titolo originale ma non abbiamo tolto, per esempio, non abbiamo tolto il commento, noi questo adesso ce lo riapriamo un'altra volta, ce lo riapriamo con il mkv2nix, così lo facciamo finalmente nel multiplexer, tasto destro, aggiungi file, è la maniera in cui pensa questo programma, cioè per fare ogni cosa va riaperto e va ricreato. Lo riapriamo, vediamo che noi ci ritroviamo un'altra volta questi qui, li togliamo le etichette globali, andiamo in fondo, facciamo avvia multiplexing, per l'ennesima volta lui lo fa, quindi prima bisogna fare, nel file originale bisogna togliere il titolo e dopo aver manipolato il file originale bisogna creare un altro file in cui si eliminano queste tag che sono relative al commento. Questo è come pensa questo programma, cioè non si può fare o noi non siamo stati in grado di farlo contemporaneamente. Lo chiudiamo, adesso vediamo che a tutti gli effetti nel nuovo file non ci sarà, vedete che infatti non c'è più il nome quello messo dall'originale creatore perché abbiamo eliminato il metadata e ripesca il nome a livello di sistema operativo. Noi lo apriamo con il VLC e quindi appare qui il nome del nostro file e noi vediamo qui saranno scomparsi, vedete, tutti i metadata, c'è solo il nome, non c'è più il commento. Quindi ricordiamo nuovamente un attimo, per rimuovere i commenti che compaiono nel VLC bisogna fare multiplexer e togliere i segni di spunta sui tag, per rimuovere invece il titolo bisogna andare su editor e nel segmento bisogna togliere proprio il titolo. Bene, il video finisce qui, spero sia stato di vostro interesse e che sia utile per voi, vi ringraziamo a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.